sepolti vivi dentro le galere, bolliti, mutilati, fustigati o dilaniati dalle grandi fiere. Della vendetta, sentimento arcano, il seme coltiviamo impunemente. A benedirlo è nel cappellano, per poi scoprire un giorno malamente che il fallimento del giudizio umano ha condannato a morte un innocente. Siamo in cima al campanile di Valperga, oggi è il 30 novembre, è la giornata contro la pena di morte. Noi da alcuni anni rispondiamo all'appello della comunità di Sant'Egidio per questa manifestazione internazionale che richiede alle amministrazioni comunali di illuminare in una maniera particolare alcuni monumenti che possono avere. Siccome noi abbiamo il campanile che è emblematico in tutto il Canavese, da alcuni anni lo illuminiamo di blu. Quest'anno, grazie anche al sostegno delle suore dell'Istituto Figli della Sapienza, come potete vedere, oltre al campanile è illuminato di blu anche il castello, diciamo in un'edizione straordinaria. Dopo nei locali riaperti della società operaia, della società di mutuo soccorso, ci sarà un dibattito con la partecipazione del parroco di Rivara, perché il nostro ha subito in questi giorni un'operazione, ma lo ringraziamo per aver aderito. Ci sarà una rappresentante della comunità di Sant'Egidio e ci saranno letture inerenti appunto al tema della pena di morte, che è un tema attuale in tutto il mondo. In Italia è stata abolita con la Costituzione, con la rinascita della democrazia dopo il fascismo, e non dobbiamo mai dimenticare che questi valori sono stati difficili da conquistare, ma possono essere anche facilmente persi, e quindi abbiamo aperto anche in edizione straordinaria il campanile, che è stato questa sera visitato, e c'è stata una buona partecipazione.